perché per me Stefano Rosso anche è stato un padre, Gabriella Ferri, Fabrizio De André, Piero Ciampi è stato come uno zio, andare a camminare, lavorare, Rino Gaetano è come un fratello e un figlio unico, per me Gigi D'Alessio. Andiamo a pace. Io vorrei ringraziare soprattutto di questa serata la famiglia e soprattutto il popolo operaio, i tecnici che hanno collaborato, i lavoratori, e fare un applauso a tutti quelli che non hanno lavoro e quelli che si uccidono perché non ce l'hanno e quelli che si alzano la mattina e si ammazzano di fatica per andarlo a cercare. A voi. Stasera non canterò, io suono solo i citofoni, lo sapete. Però ho fatto, se avete un po' d'attenzione vera, perché ho fatto un mix di canzoni di Rino e vi racconto una storia tramite le sue canzoni. È una lettera ipotetica di Rino a tutti noi. Anno Domini 4000 dopo Cristo. Scusa Mary, io scriverò. Visto che mi vuoi lasciare, grazie a Dio, grazie a te, perché a Kathmandu alla festa di Maria ero nel letto di Lucia con Aida, Rosita, il rare trash di Gianna, scuso il cane, per capo fortuna, eh. Io cerco la donna mia, tu, forse non essenzialmente tu, spendi, spandi, effendi, è un ping pong, su e giù, metà Africa, metà Europa, nuoto a farfalla, jet set, ok papà, danzo le chateau con Jacqueline a Stoccolma perché in Italia si sta male, e io, solo con io col sombrero a bar dello sport, gru gru, Fontana Chiara, e non te regge più. Ad esempio, a me piace il sud, la zappa, il tridente, il rastrello, la porca, l'aratro, il forcetto, il crivello, la vanga, e la vecchia salta con l'asta, anche questo è sud. Mio fratello è figlio unico, da quando Renzo morì, fabbricando case, ora fa l'operaio della Fiat 1100, mica è lo pazzo, è pazzo davvero, e cantava le canzoni al compleanno della zia Rosina in 6/8. Ai Maria, cogli la mia rosa d'amore, dimmi, resta vile maschio, dove vai? E io ci sto. Supponiamo un amore standard, Berta filava con Agapito Maltemi il ferroviere e sfioriva nei viole. I tuoi occhi sono pieni di sale ed il cielo è sempre più blu con le beatitudini, ma se c'è Dio io ti I love you Marianna, Rino Gaetano. Adesso vi presento il mentore artistico degli anni 70 che incontrò Rino al bar del Barone, il suo amico fedele che non l'ha mai tradito e non ha mai lucrato su di lui, Bruno Franceschelli da Montesagro. Buonasera a tutti. Quando un oratore va sul palco dice starò breve, poi ci sta 3 ore. Io siccome non sono un oratore ci sto 3 minuti. Un ricordo. Era il 6 settembre del 1976 e Rino finalmente poté tenere un concerto nel suo quartiere. Ai giardini della Conca d'Oro c'era una festa dell'unità. Oggi, a 30 anni di distanza da quel 2 giugno, Rino ritorna qui, nella sua piazza. Questa piazza che noi abbiamo percorso tante volte per andare dietro quegli archi e arrivare al bar del Barone. Un saluto al Barone perché c'è un'altra parte di Rino qui immersa a questa marea di folla. Vorrei ricordare, perché Rino era un ragazzo umile, ma lì a quel bar le goliardate di Rino erano all'ordine del giorno, perché Rino sì, era un ragazzo umile, gioioso, con tanta voglia di vivere. Questo lo voglio dire a memoria di coloro che hanno visto quella fiction. Vi posso garantire nel modo più assoluto che Rino era l'opposto totale. Va bene? E perché lassù nel Gotala, dei più grandi cantautori, a caratteri cubitali c'è un nome, Rino Gaetano.
E un applauso a Rino, perché Rino è sempre qui, perché più passano gli anni e più il talento artistico di Rino viene amato, specialmente da questi giovani che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Grazie, buonasera a tutti. Bruno Franceschelli.